Sono sempre stato affascinato dalla figura di Sir John Franklin, che, come forse alcuni di voi sapranno, fu un grande esploratore artico e scomparve dall'Europa nel 1845, quando con le navi Erebus e Terror cercò di scoprire il passaggio nord-ovest nei mari sconosciuti a nord del Canada, nei territori inesplorati di quella zona, che lui aveva già percorso a piedi anni prima in una famosa spedizione in cui fu costretto addirittura per la fame a mangiare i propri stivali e divenne conosciuto come l'uomo che mangiò i suoi stivali. Questa storia, tra l'altro, è stata raccontata da Castelli nella Posta Misteriosa di questo mese, perché strano dirsi, contemporaneamente sia io che i suoi collaboratori, in questo caso Sergio Badino, abbiamo pubblicato una storia sullo stesso episodio storico. Bene, quando è che ho conosciuto per la prima volta Sir John Franklin? Ascoltando una canzone famosa di Bob Dylan, nella versione dei Pentangle, in un album folk rock che si chiamava Cruel Sister. Questa canzone è una canzone popolare, di cui Bob Dylan scrisse il testo moderno, che era il lamento di Lady Jane, cioè la moglie di Sir John Franklin. La canzone era Roll Franklin. Questa canzone così melodiosa, che vi invito ad ascoltare su internet, la troverete senz'altro, mi ispirò anche molti anni fa una storia di Zagor che si chiamava L'esploratore scomparso, una delle mie prime storie di Zagor, disegnata da Carlo Raffaele Marcello. Ebbene, in quel caso l'esploratore che Zagor va a cercare è ispirato alla figura di Roll Franklin e Zagor lo trova, ancora vivo. Non è così purtroppo per la Gallant Crew, come dice la canzone, cioè la ciurma coraggiosa del capitano Franklin, che solo l'eschimese, di cui solo l'eschimese nei suoi canoi di pelli, dice sempre la canzone, può conoscere la sorte tragica. Quindi, che cosa ho fatto alcuni anni fa, perché sono ormai 7 anni fa, ho ideato questo soggetto destinandolo a Abruzzo, che devo dire, in questa storia che adesso trovate in edicola, che vi accompagnerà per 4 mesi, una storia epica e lunga, ha fatto un ottimo lavoro, ispirandosi, come vedete nel primo album almeno, a un capolavoro di Ticci e Bonelli che era sulle piste del nord. Ci sono citazioni anche dei personaggi di quell'album. Nei numeri successivi andremo invece nel Pac, nella banchisa, nell'Artico dove c'è il sole di mezzanotte. Ecco, la cosa singolare, che non ci crederete mai, ma è la pura verità, è che quando io ho iniziato a scrivere la storia e Bruzzo a disegnarla, le navi di Franklin erano scomparse da 160 anni, se facciamo più o meno il calcolo, all'incirca, e non erano mai state trovate. Però Bruzzo, anche lui è un navigatore, forse non lo sapete, ma Giovanni va sempre in giro con la sua barca. Ebbene, si è preso qualche vacanza di troppo. La storia ha avuto dei momenti prolungati di produzione, io l'ho interrotta, lui l'ha interrotta, nel frattempo, dopo 170 anni, prima una e poi l'altra, le navi di Franklin sono state ritrovate, ed è incredibile. Quindi io sono andato a vedere a Londra la mostra in cui si vedono i primi reperti di queste navi ritrovate, di cui ancora non si sa il destino, perché dovremo cercare di decifrare se è possibile salvarli, i diari dell'equipaggio. Ebbene, la cosa ancora singolare è che nella cartina che si vede nel primo numero, gli esploratori fittizi della storia indicano il punto dove secondo loro le navi dovrebbero essere, cioè al largo dell'isola di Re Guglielmo, e una di queste navi effettivamente è stata ritrovata lì. Quindi non ho dovuto neanche tanto modificare il resto della storia, le ultime 200 pagine dovevamo ancora scrivere e disegnarle, ma più o meno le cose sono andate come nella storia, a parte ovviamente alcune licenze fantastiche che voi troverete. Stiamo già al lavoro sul secondo album. Quindi, cari lettori, vi invito a trascorrere insieme a noi i prossimi 4 mesi nelle gelide tundre dell'Artico, all'estremo nord del Canada, in compagnia di Tex Cars, Jim Brandon, delle Giubbe Rosse, Kit Wheeler, Tiger Jack e tutti gli altri personaggi che vi faranno compagnia e spero vi interesseranno in questa storia. Grazie.